Ciao ragazzi, bentornati con le ricette dell'amore vero. Io sono Claudia Enni e oggi ho preparato per voi un piatto davvero gustoso e molto amato da grandi e piccini. Sto parlando delle frittatine di riso al prosciutto e formaggio. Una vera delizia. Provate per credere. Andiamo subito a vedere come si preparano in soli 10 minuti, ma prima sigla! Ecco gli ingredienti che occorrono per preparare le frittatine di riso al prosciutto e formaggio. Potete trovare maggiori informazioni e sostituzioni qui giù nell'info box oppure in alto a destra sullo schermo. Questa è una ricetta di riciclo, quindi se avete del riso avanzato utilizzate quello, se non l'avete invece cuocete il riso in abbondante acqua bollente. Poi, in una terrina abbastanza capiente, versate la salsa di soia e il formaggio spalmabile e mescolateli fino a formare una cremina. Se non avete o non volete utilizzare la salsa di soia, basterà aggiungere un pizzico di sale. Unite poi due uova prosciutto cotto tritato. Io per tritarlo per bene mi sono aiutata con lo schiacciapatate e mescolate il tutto. A questo punto potete decidere di aggiungere anche del formaggio filante tipo galbanino a dadini. Io l'ho omesso perché volevo fare qualcosa di più leggero. Aggiungete infine il riso cotto e scolato della sua acqua. Mescolate per bene il tutto fino a comporre un impasto omogeneo. Ora è arrivato il momento di friggere. Prendete una padella capiente, versate al suo interno due cucchiai d'olio e distribuiteli. Poi con un cucchiaio fate delle formine di impasto e distribuitele formando delle piccole frittatine. Lo stesso impasto potete farlo per un'unica frittata. A me piace però un finger food da mangiare con le mani. Fate così per tutto l'impasto. Le frittatine dovranno cuocere circa 4-5 minuti da un lato e 4-5 dall'altro. Quando si sarà formata una bella crosticina dorata, potete girarli dall'altro lato e cuocerli. E in soli 10 minuti ecco pronte le mie golosissime frittatine di riso al prosciutto e formaggio. Sono veramente deliziose, una tira l'altra, veramente croccanti fuori e morbide dentro. Un gusto da leccarsi i baffi. Se anche a voi sarà piaciuta questa videoricetta, mi raccomando, regalatemi tantissimi pollici in su per far crescere il nostro canale e iscrivetevi per non perdere tutti i prossimi video. Io vi invito anche a seguirmi sempre su www.lericettedellamorevero.com e sui social Facebook, Twitter e Instagram. Trovate tutti i link giù nell'info box. Ogni giorno troverete video, stories, foto, ogni giorno una diversa. Mi raccomando, seguitemi anche lì. E se proverete le mie videoricette, taggatemi con l'hashtag lericettedellamorevero, così potrò vedere tutte le creazioni fatte con le mie ricette. Io vi ringrazio sempre per il vostro affetto e alla prossima. Ciao a tutti!